capace e anche del, fa parte del comitato nazionale dell'ANPI. Noi eravamo sfollati, io sono novarese come ho detto, e siccome abitavamo molto vicino alla stazione dei treni, c'erano i bombardamenti, eravamo sfollati in un paese a una ventina di chilometri da Novara. Siccome però piemontesi eravamo, quindi c'è la guerra, si va a scuola però, mica. Quindi mia sorella e io tutte le mattine con la bicicletta scendevamo dal paese 20 chilometri, andavamo a Novara, andavamo a scuola, cucinavamo per mio padre che tornava a mangiare a casa per non mangiare in caserma e poi tornavamo su al paese. Dopo che mio papà è stato preso, questa cosa è diventata molto triste e poche settimane dopo, mentre scendiamo, ci fermano due ragazzi in borghese ma col moschetto a tracolla, col famoso modello 91 a tracolla, e ci fermano e ci dicono: dove andate? E andiamo a Novara, andiamo a scuola. Dice: ma tutte le mattine? Sì, andiamo, veniamo tutte le mattine. E allora uno dice a mia sorella: ma tu sai dove sono le caserme di Novara? Beh sì, certo, siamo novaresi. E dice: e non so, tornando, da che parte state? Ma voi da che parte state? Ecco, la domanda è questa: voi da che parte state? E allora io rispondo: hanno portato via nostro papà, stiamo contro quelli che l'hanno portato via. Io personalmente sono sempre un po' irritata quando sento citare questo fatto come la presenza delle donne, il ruolo delle donne, la partecipazione delle donne. Rovescio l'argomento e dico: senza le donne la resistenza in Italia non ci sarebbe stata, appunto. In conseguenza dell'attività che ho svolto, a me è stato dato il brevetto, si chiama così, di partigiana combattente col grado di sottotenente, che fa, è una cosa che fa anche ridere per la verità. Combattente, io che non ho portato armi, devo dire a merito della resistenza italiana che il modo di partecipare alla resistenza non era uno solo, e il fatto delle armi non era considerato nemmeno il più importante, il più significativo. La famosa manifestazione del 25 aprile si è fatta in verità l'8 maggio. Fu detto alle donne, specialmente di sinistra, che non sfilassero. Lo stesso Togliatti, che da questo punto di vista era un italiano medio appunto, disse: no, è meglio che le donne non sfilino, il popolo non capirebbe. Cioè il popolo avrebbe capito quella roba lì, che si pensava che le donne emancipate erano poco di buono. Le donne dei partiti laici, le repubblicane e i socialisti, sfilarono lo stesso. E poi dissero: facciamo meglio stare a casa perché siamo state riempite di insulti. La folla che stava ai margini condivideva in tutte le persone, era molto più piena di pregiudizi di quanto non lo fosse Togliatti. Quindi per molti di noi fu una repentina presa di coscienza che la resistenza non aveva agito molto su quel terreno lì, che era considerato un periodo di grande eccezione, poi tornate a casa e state tranquille, non disturbate più. Ecco, questa qui è la Lilli Mascagni, la Nella partigiana. Scendendo una volta dalla Val d'Ossola, un giovane comandante partigiano milanese, che poi è stato anche ministro dell'agricoltura, per dire, che mi faceva un po' il filo, insomma, così, mi accompagnava sempre fino a dove c'erano i partigiani. Dopo, quando c'erano i fascisti, se ne tornava. E una volta mi accompagna fino a dove poteva e poi mi dice: ma scusa, cosa dice il tuo papà, che sei sempre in giro da sola anche la notte, tu che sei sempre una brava ragazza? Gli avrei dato una sberla. Perché sembra una brava ragazza? Che diritto anche di dire che io sembro o non sembro, cosa gli interessa se sono o non sono una brava ragazza? E quindi gli ho detto bruscamente: mio papà è in campo di concentramento, quindi non dice niente. Può bastare anche avere una brava ragazza, avere il papà in campo di concentramento. E sono andata via furibonda. La Vietnam invece fu veramente un movimento culturale generale. Guardate che io ho un bellissimo documento grande così, firmato generale Alexander, che era il generale inglese che sovrintendeva tutta la resistenza italiana, in cui c'è scritto: mentre la patria languiva sotto il tallone nemico, l'India resiste. Ma questa cosa qui, sempre per non far mancare anche il tocco ironico,
servì a mio fratello, che aveva 10 anni meno di me, quindi allora era un ragazzino, per... quando io comparivo sulla soglia di casa tutta la mia maestosità, lui diceva, cosa fece Lidia? Anche poi il nord non si usa per passare dalla notte, no? E tu dico, non esisteva, oh, chi chiama? Brava Lidia!